Questo video trae spunto dal tutorial di Ignazio Scimone, che si dà integralmente per letto, e fa vedere come impostare il plugin delle circolari e quello correlato delle newsletter, e poi come predisporre e pubblicare una circolare. Abbiamo quindi già installato il plugin delle circolari e quello delle newsletter. Il primo passo sarà quello di creare le utenze per il personale interessato, docente, non docente o altro. Una volta create tutte le utenze, andiamo in circolari per predisporre i gruppi necessari. Ecco qua, questo istituto funziona in tre siti associati, quindi sono stati predisposti gruppi in rapporto alle sedi e anche in rapporto alle tipologie di personale. Inoltre, prevedendo di interessare il consiglio d'istituto con la notifica delle convocazioni da parte del presidente, sono stati previsti gruppi che riguardano il genitore e gli studenti delle varie sedi. Ultimo gruppo sicuramente da prevedere è questo, che ci interesserà nel passo successivo delle impostazioni. Andiamo quindi in parametri e andiamo ad associare la categoria delle circolari e il gruppo pubblico delle circolari che abbiamo denominato tutti. Salviamo le modifiche. Andiamo adesso in pagine e creiamo la pagina nella quale verranno visualizzate tutte le circolari, sia quelle create attraverso i normali post e associate alla categoria circolare, e quelle create attraverso il plugin di gestione delle circolari. Io, per economia del tempo a disposizione, ne ho già creata una e l'ho denominata gestione delle circolari. Non bisogna far altro che inserire il codice tra le due parentesi quadre vis circolari e salvare. A questo punto possiamo anche visualizzare la pagina e vediamo il contenuto. Come vedete, sono presenti semplicemente circolari pubblicate attraverso i post. Dopo che noi pubblicheremo la nostra prima circolare, apparirà anche quella in questa pagina. Andiamo adesso a newsletter e andiamo a creare le liste di distribuzione che sono corrispondenti ai gruppi che abbiamo creato in circolari. Mailing list, io le ho già create e le ho denominate in modo uguale ai gruppi creati in circolari. Una indicazione per la visibilità, io suggerisco di mettere solo per la parte amministrativa. In questa pagina sono presenti anche le altre impostazioni, che sono quelle generali. Questo è l'ID della pagina dove sono visibili e pubblicate le newsletter. Se vogliamo essere generosi, come lo è stato l'ideatore di questo plugin, mettiamo il flag per mostrare una sua pubblicità. Passiamo anche alla seconda newsletter. Questi sono tutti i dati che compaiono in automatico e non è il caso di modificare, così come i testi non ci interessano. Questo è l'invio programmato, specie questo non va modificato perché i dati vanno abbastanza bene. I permessi, qui dipende dall'amministratore e da coloro che gestiscono il sito andare a stabilire quali ruoli possono essere interessati alla gestione e in che modo della newsletter. La mailing list l'abbiamo vista, questa è l'ultima pagina, compaiono automaticamente dei dati che non è il caso di andare a modificare. Rimanendo sempre nella newsletter, adesso andiamo agli iscritti. Noi non ne abbiamo, però abbiamo la possibilità in automatico di importare gli iscritti da WordPress. Quindi tutte le utenze che noi abbiamo creato le possiamo importare in automatico, ecco qua, e eventualmente, se ce n'è qualcuna che non interessa, si può anche depennare.
Una volta importate le utenze, abbiamo la nostra bella lista degli iscritti, non dobbiamo fare altro che assegnare, così come abbiamo fatto per le utenze, i gruppi, le varie liste di distribuzione. E quindi qui c'è un esempio, prendiamo la mia, questa della redazione che è già assegnata, ma se non fosse stata assegnata si va a modificare, compaiono tutte le liste disponibili, io ho assegnato redazione, però guardate che è possibile assegnare, a differenza dei gruppi nelle utenze di WordPress dove si può assegnare un solo gruppo, qui si possono assegnare più liste di distribuzione secondo le necessità. In questo caso me ne interessa uno, l'assegno, è possibile assegnare anche la lingua, perché il plugin è predisposto anche per essere utilizzato in più lingue, e andiamo a salvare. Completata la fase di assegnazione delle liste di distribuzione, possiamo andare adesso a predisporre la nostra prima circolare. Si va ad aggiungere nuova circolare, io in questo caso per guadagnare tempo ne ho già una in bozza e quindi la apro. Predisposta la circolare, non bisogna fare altro che andare ad assegnare i gruppi dei destinatari, in questo caso io metto redazione per non disturbare gli altri, se voglio posso anche aggiungere un allegato, un'immagine, metto il riassunto, dopodiché devo fare attenzione al numero della circolare perché uscirà sempre il numero 1 e l'anno. L'anno viene aggiornato automaticamente, mentre il numero della circolare lo dobbiamo aggiornare noi. In questo caso è la prima, quindi lascio il numero 1. Dopodiché devo mettere se è richiesta la firma della circolare, facciamo attenzione perché se non selezioniamo questa casella significa che noi vogliamo pubblicare la circolare ma non richiediamo la firma, quindi gli interessati non riceveranno l'avviso che più avanti vedremo non appena noi altri pubblichiamo la circolare. Il plugin è completo perché dà la possibilità al dirigente in caso di circolare sindacale di chiedere l'eventuale adesione allo sciopero oppure la semplice presa visione. Quindi andiamo a selezionare anche questa casella. Poi per la visibilità possiamo stabilire se ha una visibilità pubblica, cioè se lo possono vedere tutti oppure solamente i destinatari. Fatto questo, andiamo a pubblicare la circolare, perché è pronta, abbiamo finito il nostro lavoro. A questo punto vi siete accorti che è comparso subito un quadratino rosso con il numero 1, cioè ho una circolare da firmare. Come si procede alla firma lo vedremo in un successivo video. Voglio semplicemente fare vedere come cambia la pagina della gestione della circolare che ho predisposto precedentemente. Andiamo a ricaricare la pagina e qui compare la circolare appena pubblicata. Come vedete il tipo è circolari, che è diretto a redazione, questi sono i destinatari, a differenza degli altri che sono tutti post.